stagione straordinaria per te, sia a livello di squadra che di singolo, però due momenti brutti, no? Ovviamente con la Juventus contro il Bayern in Champions e poi con la nazionale. Elaborati questi lutti, diciamo così. Beh sì, sicuramente, anche perché i momenti brutti in una stagione, a meno che non vinci tutti i trofei, ci sono sempre, perché a un certo punto devi uscire da qualche competizione e quello è chiaramente il momento brutto. Con la nazionale è stato secondo me un bel percorso, è stato un sogno che abbiamo condiviso con tantissima gente che si è riavvicinata, riappacificata e si è sentita da un certo punto di vista rappresentata anche da questa nazionale. E purtroppo insomma ci siamo fermati sul più bello, perché vedendo anche come è andato l'Europeo magari si poteva continuare a sognare e sognare in grande. Comunque non ci sono recriminazioni o rimpianti, perché abbiamo fatto il massimo, e anzi mi è dispiaciuto vedere giorni dopo delle critiche secondo me eccessive a Zaza o a Pellè per i rigori che hanno battuto, perché c'è solo da ringraziarli, perché tirare un rigore così, Zaza non aveva toccato neanche una palla, ha avuto il coraggio di battere un rigore, Pellè uguale nella lista dei cinque, per cui mi sento di ringraziarli, perché al di là di quel rigore, durante tutto il percorso diciamo europeo ci hanno dato una grande mano, sono stati molto utili e nel gruppo hanno fatto sì che il gruppo insomma si cimentasse ulteriormente. Da quelle lacrime è arrivata ancora più voglia di ripartire, no? Barzagli ha appena detto che ha tanta voglia di ripartire non solo con la Juventus ma anche in nazionale. Anche tu sei in questa situazione? Ma io non è che avessi mai preso in considerazione l'idea di lasciare, almeno che non fosse capitato un qualcosa di roboante o le mie performance fossero state talmente scadenti che uno insomma con una presa di coscienza si metteva diciamo in disparte. Però credo che alla fine tutti quanti, dal più giovane al più vecchio che ero io, credo che abbiamo dimostrato insomma di essere ancora all'altezza della situazione, di avere ancora energie mentali, fisiche e morali da spendere per la causa. Cominciare dalla Juventus. Allegri ha detto lo scorso anno in chiusura c'è da entrare nella leggenda con il sesto scudetto consecutivo, e poi adesso la società ha investito molto sul mercato per puntare alla Champions con un atteggiamento particolare, ha puntato su giocatori già d'esperienza, già fatti, quindi nel senso, almeno questa è la nostra sensazione, nei prossimi due anni o adesso mai più, che dici? Ma dico, ci tengo sicuramente a ringraziare la società Juve per il suo operato, questa è la prima cosa, e lo facciamo penso tutti noi giocatori e tutti i tifosi della Juve, perché quello che è stato fatto in cinque anni è qualcosa di straordinario, per merito anche dei singoli uomini che compongono questa società e questa squadra, però in questa finestra di mercato sicuramente la società ha dato un impulso veramente notevole e ci permetterà a noi un po' più anziani di poter credere a un qualcosa di grandioso, di qualcosa di formidabile che speriamo insomma di poter conseguire prima o poi, e permetterà ai tifosi di sognare ad occhi aperti, e questo era veramente tanto, ecco, che non capitava, perché sono stati fatti insomma degli acquisti veramente di uno spessore e di un livello internazionale. Beh, sicuramente se tornassi ad essere il Buffon bambino di quando faceva l'album sarei felicissimo di finire la squadra della Juve e mi sentirei veramente orgoglioso di vedere tutti quei campioni sull'album. Però, come dico sempre, adesso siamo tutti grandi, facciamo un altro mestiere, è un conto è la carta, è un conto poi il campo. E in campo noi dovremo essere noi bravi a dimostrare che tutto ciò che si pensa e si dice di noi è realmente vero. Ti faccio una domanda che può sembrare in contraddizione, no? Questa forse è la Juventus più forte di sempre, una delle Juventus più forti, però nello stesso tempo Allegri ha già detto non diamo tutto per scontato, e tu sempre sei stato molto attento a non mettere le mani avanti, come hai appena finito di dire. Beh, è vero, sulla carta è una Juventus molto forte,
Juventus che può far partita con tutti, però sono imprescindibili alcune peculiarità che permettono a tutte le grandi squadre di potersi confermare ogni anno. E queste peculiarità sono sicuramente l'abnegazione, la voglia di stupire, l'entusiasmo, la passione che metti nel tuo lavoro in campo. Parliamo degli acquisti in chiusura. Ti aspettavi l'arrivo di Wayne? Un po' tutti siamo rimasti sorpresi. Ma inizialmente, inizio mercato, non me l'aspettavo. Poi chiaramente quando se ne è cominciato a parlare, magari un pensierino, me lo sono fatto anch'io. Non trovartelo di fronte ad avversario, beh, non è male, no? Beh, sicuramente sì, era uno spauracchio e era il pericolo numero uno ogni volta che incontravamo il Napoli ed è un giocatore insomma, di livello internazionale, un giocatore insomma, che stimavamo prima tanto e lo stimiamo ancora di più adesso. Gli hai già parlato in questi giorni, lui è stato criticato anche da parte, diciamo, dei suoi ex compagni, è normale forse, ma non solo, anche da altri addetti ai lavori, gli è stato detto anche del mercenario. Tu sei riuscito a parlargli? Cosa si dice in questi casi per tranquillizzare un giocatore che forse durante la stagione sarà al centro della critica degli addetti ai lavori, ma anche forse dei colleghi? Ma io penso che sì, abbiamo parlato parecchio in questi giorni con lui, abbiamo scherzato su tante cose. Penso che un giocatore che ha il coraggio, insomma, di fare una scelta simile, al di là di tutto quello che si può dire, secondo me la cosa bella è che traspare una personalità grandissima, perché per molti aspetti sarebbe stato molto più comodo per lui fare altri tipi di scelte. E poi alla fine, sai, per quel che concerne i sentimenti dei tifosi o di ciò che dice la stampa, va preso tutto con le molle, no? Perché sia la stampa che i tifosi, che anche noi giocatori alcune volte siamo molto volubili, a seconda di come vanno le cose, ci sentiamo molto più attaccati e affezionati a un giocatore. Però siamo anche pronti ogni tanto a prenderne le distanze se le cose non vanno come vogliamo, no? Quindi credo che uno come lui, che alla fine aveva speso 3 anni a Napoli facendo caterve di gol, credo che avesse anche giustamente la libertà di poter scegliere un'altra destinazione, libertà penso che fosse confermata dal fatto che ci fosse una clausola su di lui, per cui se uno arrivava e pagava, stava a significare che Higuaín era tra virgolette sempre sul mercato, Risposta secca per chiudere, il gap con le grandi europee, parliamo di Bayern, Real e Barcellona, si può dire che al momento è colmato, poi ovviamente come hai detto tu c'è il campo. ma credo che rispetto agli altri anni sulla carta abbiamo più possibilità di vincere e le percentuali insomma di vittoria si sono alzate perché certi giocatori che abbiamo comprato hanno fatto sì che questo gap insomma, si riducesse ulteriormente.